Sì, oggi abbiamo incontrato con il direttivo di Azione, abbiamo incontrato il candidato sindaco Carlo Marino e abbiamo definito l'accordo per correre insieme per le prossime amministrative. Anche il partito di Carlo Calenda sarà nella coalizione del centro-sinistra per sostenere il sindaco Carlo Marino. Chiaramente siamo partiti da un confronto che è durato un bel po' sul programma. Il sindaco Marino ha apprezzato molto il programma che Azione ha scritto, un programma che dà molto spazio al decoro urbano. Noi ben apprezzando ciò che ha fatto il sindaco Marino a livello infrastrutturale per la città e tutti i finanziamenti che è riuscito in ottimo modo a portare a Caserta, però adesso dobbiamo concentrarci sul decoro urbano e sulla vivibilità. Ce lo chiedono i cittadini e glielo dobbiamo. Il nostro programma è partito da una campagna di ascolto che abbiamo fatto, pur tra le mille difficoltà del lockdown, e si concentra molto su decoro urbano, sicurezza e soprattutto sui progetti per la Smart City, la digitalizzazione di cui la nostra società ha bisogno e soprattutto per cogliere tutte le occasioni dei finanziamenti del piano PNRR. Da chi sarà composta la vostra lista e soprattutto il nome di Teresa Auccero sarà? No, Teresa Auccero fa il coordinatore provinciale e ha tanto lavoro da fare su Caserta per organizzare la lista, su Santa Maria, su Sessa Aurunca, su Carinola, dove saremo presenti, su Casaluce. Noi abbiamo molte città dove abbiamo nostri tesserati che scendono in campo, su Piedimonte Matese e poi devo sostenere la squadra. La squadra sarà composta da molti tesserati e da altri amici. In maniera scaramantica, la squadra non si dice prima di aver consegnato le liste e tutti gli adempimenti. È una bella squadra e faremo il possibile per centrare gli obiettivi con quello che ci caratterizza a noi di Azioni, facendo proposte concrete e soprattutto proposte frutto di studio e di ascolto.